Nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio è noto che una vecchina brutta e gobba con un naso adunco ed il mento aguzzo, vestita di stracci e sporca di fuligine, si cali dalle cappe dei camini e lasci nelle calze appese dolci e carbone, a seconda di come vi siete comportati. Il camino, si sa, è la via prediletta per volanti benefattori muniti di sacche piene di regali che attraversano il mondo utilizzando i più straordinari mezzi di locomozione, vedi Babbo Natale, e poi non trovano di meglio che buttarsi giù da una brutta sporca cappa. Ma misteri legati alla leggenda e al mito di questa figura che è un mix tra culto e tradizione popolare legata al mondo dell'agricoltura, quindi alle stagioni che si rinnovano. Ecco spiegato il perché dei doni, che non sono altro che gli auspici per la primavera, quindi il nuovo raccolto, e il carbone legato alla stagione appena passata, quindi all'inverno, e al rinnovamento di madre natura. Spiegato anche l'aspetto della nonnina volante, vecchia e malandata, perché è l'anno appena passato. La festa religiosa invece ricorda l'arrivo dei re magi al cospetto del bambin Gesù alla 12ª notte dopo il Natale, aiutati nel loro pellegrinaggio proprio da una vecchina che indicò loro la strada per Betlemme. Preparatevi dunque ad accoglierla anche da noi, da Orbania a Fano, e passando per il Fenile avrà il suo bel da fare sin dalla mattina di mercoledì, quando, vista la sua dimestichezza con l'aria, farà tappa all'aeroporto di Fano intorno alle ore 11, dispensando naturalmente doni e dolciumi. E prima di arrivare in piazza 20 Settembre a Fano e sbucare attorno alle 17.30 dal Palazzo del Podestà, non si farà mancare un bel giro in calesse per andare a trovare i bambini del quartiere di Fenile, i quali, oltre a ricevere le leccornie befanesche, riceveranno anche la benedizione da Don Giuseppe Tintori. Potranno anche partecipare a giochi e ad animazioni, ma la Befana, si sa, è animata sempre da buoni intenti, e quindi nel pomeriggio ci sarà una lotteria di beneficenza a sostegno dell'Oasi dell'Accoglienza e dell'Apito di Don Paolo Tonucci. Buona Befana a tutti, quindi, e occhio al camino!